stato approvato al Senato quello che penso si possa definire un buon disegno di legge, che sicuramente non troverà ostacoli alla Camera, quindi è un passo avanti importante che personalmente saluto anche con soddisfazione, ritenendomi l'iniziatrice di questo processo ormai 10 anni fa, che sia arrivata a conclusione, è cosa positiva. Il tema sono ancora le unioni civili e l'occasione per parlarne con Rosi Bindi, presidente della Commissione Antimafia, è la presentazione del saggio A noi cosa resta del fascismo nell'epoca di Berlusconi, Grillo e Renzi, l'ultima fatica letteraria di Tommaso Cerno per l'anteprima dell'Arezzo Passioni Festival. È un racconto di come l'Italia non è cambiata e non, diciamo, il racconto di come è cambiata, che ne abbiamo letti tanti. C'è una parte della componente, come dire, del fascismo che è più legata al conformismo e al modo di pensare delle masse e al rapporto tra potere, leader, capo e popolo, che io racconto nella sua continuità, in quell'onda lunga che non è mai del tutto finita e che non si è mai del tutto voluto interrompere. Solamente qualche giorno fa a San Giovanni Valdarno era stato arrestato un 26enne accusato di omicidio affiliato ad un clan camorristico. Si tratta del secondo episodio nel giro di alcuni giorni. Non è infatti la prima volta che persone accusate di omicidi di camorra vengano rintracciate ed arrestate in Valdarno. Ci sono alcuni segnali, alcuni di quelli che vengono definiti reati spia, che ci devono portare a non sottovalutare il fenomeno. La situazione non è certo allarmante rispetto ad altre realtà e ad altre situazioni, ma anche qui l'usura, i giochi, la droga, recupero crediti. Settori industriali in crisi che richiedono interventi che spesso possono richiamare il riciclaggio del denaro, il compro oro, sono tutti segnali che da chi è esperto della materia vengono considerati appunto spie che vanno prese seriamente in considerazione. Ma non è solo il Valdarno, ci sono anche altre parti della provincia. Ma per le mafie è tutto strategico, laddove ci sono i soldi loro arrivano e quindi laddove ci sono fragilità loro arrivano e quindi occorre essere assolutamente vigilanti.